Buongiorno a tutti, oggi abbiamo qua questo qua registratore a bobine della Geloso, modello Vanguard 941 o 541, 941, che ho preso al mercatino di Marzaglia per soli 2 euro, assieme anche 2 euro questo qui, che funziona già, quindi non faccio nessun video di riparazione. Ma questo qua invece ha un problema, ovvero noi accendiamo, l'altoparlante si sente, quindi vuol dire che l'amplificazione funziona, ma noi qualsiasi cosa schiacciamo, come vediamo le bobine qua non si muovono neanche farlo apposta. Come vedete posso muovere qualsiasi pulsante, qualsiasi cosa, ma non c'è altro, non c'è blocco, non c'è niente, non c'è il riposo, come cavolo, qua c'è la regolazione della tensione, non c'è la regolazione dei giri, quindi a mio che non sia questa, però non c'è scritto niente qua purtroppo perché gli manca la scritta, però come vedete insomma non gira assolutamente niente, quindi qua ci sarà di sicuro la meccanica impastata, a meno che non abbia le cinghie. Quindi adesso noi andiamo a smontarlo e ci vediamo tra un attimo. Allora, l'ho smontato completamente, ho tolto via tutte le viti qua, ho tirato via la plastica sotto che comprende lo speaker e è rimasta la meccanica così, che bello, si riesce a lavorare benissimo adesso senza tutte le plastiche attorno. C'è un problema che non riesco proprio a capire, perché io pensavo di trovare qualche trazione a cinghia o qualcos'altro del genere, ho detto vabbè, e basterà cambiare la cinghia o comunque pulire un po' la puleggia, ma se io vado comunque a fare l'avanti, che è questo qua, perché se noi andiamo a vedere sulla plastica, qui, e adesso ovviamente vengono via le due manopole qua, come leggiamo qua, lateralmente è avanti rapido. Avanti e indietro rapido, quindi se io butto così in avanti, così dovrebbe comunque funzionare, però come sentiamo non va assolutamente niente, ma proprio niente. Io posso premere anche due pulsanti in contemporaneo, proprio non funziona assolutamente niente, nessun motore gira, quindi qua bisogna vedere il motorino che doveva essere questo qua sotto, e questa qua è la testina del nastro, qui come vedete ha il cavo quello grigio che si attacca lì sotto con un connettore che è quello che porta il segnale audio ovviamente. Ma questo qua sotto, questo lui proprio, che eccolo, era piantato, come non detto, e adesso l'ho fatto anche ripartire, proprio, è il motorino comunque, quindi lo lasciamo un attimo andare, facciamo anche l'avanti veloce, era proprio piantato, l'ho proprio sbloccato adesso così con le braccia, e bisognerebbe a far bene adesso, se riesco, perché non voglio smontarlo e dopo non riuscire più a rimontarlo, perché è abbastanza un disastro, lubrificare. Anche se qua c'è scritto non lubrificare, solo in caso di stretta necessaria, attenersi alle istruzioni del libretto. Il 68, anche il 9 del 68, il 2 del 9 del 68, wow, vecchissimo questo qua, più vecchio del... C'è qualcosa, comunque il motorino qua ha bisogno di una bella lubrificatina, come vedete si sta abbassando di velocità da solo e credo che secondo me se lo riesco, se lo fermo e basta, dopo farà di sicuro fatica a ripartire. E infatti, come ho detto, bisogna darla ripartita. Quindi ovviamente se io vado a inserire la plastica e tutto quanto, diventa di nuovo inutilizzabile. Però adesso vado a prendere un po' di WD-40 e darglielo dentro l'alberino qua. Non l'alberino questi qua, perché si inchiodano, sino questi qua. Ma solamente a questo, che non è altro che il motorino proprio. Adesso vado a prendere il WD-40 e procedo. Mettendo sotto sopra l'apparecchio, ho visto che la scheda ha proprio il foro con il motorino qua centrale, e il motorino qua, come vedete, ha una e due viti qua sotto. Adesso io provo a tirare via le due viti e a estrapolare fuori il motorino, disallando i due cavi, in modo che riesco dopo a lubrificarlo meglio e magari lasciarlo in ammollo per qualche ora nell'olio e vedere se si risolve del tutto il problema, perché secondo me qua il problema sono passati un po' di minuti e comunque il motorino continua a fare lo stesso scherzo che faceva prima. Quindi adesso io adesso provo a rimuoverlo, se riesco ovviamente, e a buttarlo in ammollo e dopo lo riproviamo. Allora, adesso passiamo qua un attimo la radio, che se no mi va fuori il copyright. E niente, ho smontato il motorino, ce l'ho fatta a togliere il fermo del motorino, che era qua, e c'erano le viti che erano arrugginite, una non si toglieva neanche più, ma ce l'ho fatta, ed eccolo qua il motorino, ci ho smontato anche il coperchio qua sopra. Elettronica Trentina, questo qua è il motorino, quindi... il registratore lo facevano a Milano, ma il motorino qua lo prendevano in Trentino. Adesso non so se ho bloccato un attimo il video del telefono, e sì, quando faccio il fuoco si blocca, non capisco come mai. Vabbè, comunque adesso
qua dentro gira bene, a mano gira benissimo, non capisco infatti come mai, non ha nessun impuntamento, niente di niente, però adesso lo lascio in ammollo per un po' e voglio vedere se riparte. Se non riparte, si butta. Ed eccoci tornati dopo aver fatto la rubrifica al motorino, l'ho rimontato e direi che funziona perfettamente. È qua da 2 minuti ormai che sta andando, non sento cali di velocità, quindi secondo me funziona bene. Adesso provo a rimontarlo e vediamo se funziona, se si blocca ancora. Vedo che anche se lo fermo e lo faccio ripartire, lui comunque riparte, quindi adesso lo rimonto e ci vediamo tra un attimo. E faremo qualche prova anche dopo, sempre da tutto aperto con la bobina. Allora, buone notizie, nel senso che il motorino adesso, come vedete, gira perfettamente, ma ho ricollegato la cassa perché volevo fare la prova con le bobine e si sente questo fruscio qua. Prima non lo faceva, non so se è colpa di qualche condensatore di filtro, visto che prima riduceva il rumore elettrico del motorino, che non visto che il motorino prima era piantato, non lo faceva. Ora che il motorino funziona, fa questo rumore qua. Fatto sta che ho provato a mettere su una bobina, la bobina gira, si sente, ma male, si sente malissimo, perché ovviamente fa questo rumore qua, che è inascoltabile. Adesso non gira neanche più il motorino, perfetto. Direi che non è neanche il motorino, ma boh, non so proprio che cosa potrebbe essere a questo punto, quindi purtroppo questa riparazione qua è finita male perché il motorino insomma è stato sistemato. Comunque c'è ancora qualche appuntamento, purtroppo essendo degli anni 68 non posso. Non è che si può fare miracoli, però non è purtroppo venuta una bella riparazione. Quindi adesso questo qua lo rimonto e finirà insomma in collezione o comunque in vendita. Adesso vedrò bene cosa farci. Tanto c'ho questo, ne ho un altro, voglio riparare il geloso. E dopo insomma terrò un magnetofono Castelli qua e l'altro geloso e insomma gli altri, chi si è visti insomma. Quindi per questa riparazione qua purtroppo è finita qua ed è finita male. Quindi ci si sente la prossima.